Ma quasi quasi mi faccio impiantare una videocamera sulla mano, così almeno mi posso fare i selfie e le Instagram stories con estrema facilità. Un po' come hanno fatto i tizi in questo video. Ma prima di iniziare voglio fare un gioco con voi. Nel corso del video vi farò delle semplici domande. E se voi risponderete ad ognuna di esse, scrivendo un bel commento alla fine, avrete una probabilità di apparire e di essere salutati in una prossima top. Mi raccomando però, rispondete a tutte, eh? A tutte, tutte, tutte! Tutte, tutte, tutte! Sentite che mal di gola. Guarda, mi sono raffreddato, basta. Influenza incoming! Numero 1. Tattoo Cyborg. Nel 2016 un artista e ingegnere francese ha creato una protesi futuristica con incorporata una macchina per fare tatuaggi e l'ha donata al tatuatore J.C. Shaitan Tenet. L'ingegnere ha usato pezzi di un vecchio grammofono e di una macchina da scrivere per dare un tocco steampunk alla sua creazione. E devo dire che è uscita benissimo, eh? Perfetta per fare i cosplay nelle fiere. A parte scherzi, il tatuatore, che ha perso l'avambraccio da bambino, ora può finalmente dare sfogo alla sua arte e tatuare così migliaia di persone. E bisogna ammettere che è anche tanto bravo in quello che fa. Voi ve lo fareste fare un tatuaggio da questo mezzo cyborg? Numero 2. Antenna umana. Nel 2004 Neil Harbisson, nato in Inghilterra, è diventato il primo cyborg ufficialmente riconosciuto nella storia dell'umanità. Si è fatto impiantare e montare un'antenna sulla parte posteriore del cranio. Ma attenzione, attenzione, so cosa state pensando! Solo un pazzo può fare una cosa del genere! E invece no, ragazzi, Neil è nato con una strana malattia. In pratica non vede i colori a parte il nero e il bianco. L'antenna che ha in testa è collegata ad una telecamera e trasforma i colori che vede in note musicali. Neil può così capire di che colore sono le cose attorno a lui. Numero 3. Cuffie impiantate. Nel 2013 uno strano tizio si è messo in testa di non dover più impazzire con i fili degli auricolari. Avete presente quando gli gnomi e i folletti vi aggrovigliano i fili delle cuffie? Ecco, Rich Lee non avrà più questo problema nella sua vita. Si è fatto impiantare due auricolari nel trago, quella parte dell'orecchio esterna che protegge i timpani. In questo modo può ascoltare la musica e sentire l'audio delle telefonate che arrivano sul suo smartphone. Incredibile! Beh, dai, vediamo il lato positivo. Almeno non dovrà comprarsi gli AirPods. Numero 4. Braccio bionico. Daniel Melville, un inglese appassionato di videogames e anche un pro gamers, che purtroppo non ha un braccio, ha deciso di non arrendersi e di continuare con la sua passione dei videogiochi, partecipando anche a svariati tornei. Così, un giorno, un'azienda britannica ha deciso di fargli un mega regalo: creare una protesi identica a quella di un noto videogioco cyberpunk, Deus Ex. E niente, oggi Daniel Melville può vantarsi di avere un braccio bionico futuristico in pieno stile supereroe. Una figata colossale, anche se non so se accetterei di cambiare il mio braccio naturale con uno bionico, robotico. Voi cosa fareste? Numero 5. Telecamera impiantata. Wafa Bilal, fotografo di origini irachene e professore alla New York University, nel novembre 2001 si è fatto impiantare una fotocamera rivolta alle sue spalle, fissata ad una placca di titanio e inserita sotto lo scalpo. Praticamente è come se questo uomo avesse tre occhi, due davanti e uno dietro. A detta sua, fece questo atto estremo per manifestare contro la guerra in Iraq e, dato che diventò molto virale e tantissimi giornali mondiali ne parlarono, direi che ha raggiunto tranquillamente il suo obiettivo. E voi sareste disposti a farvi impiantare una videocamera dietro la testa per avere una visione da 360 gradi?
Numero 6, mezzo cyborg. Nel dicembre 2014, Leslie Vogue, che aveva perso entrambe le braccia in un incidente, è stata la prima persona al mondo a usare due braccia bioniche controllate dai nervi contemporaneamente. Maronne, sembra uscito da un film di fantascienza barra horror. Gli arti sono stati sviluppati da un'università statunitense che ha sottoposto Leslie ad un intervento durissimo e pericoloso. Grazie a questa operazione, ora i suoi nervi riescono a comandare le protesi, rendendolo a tutti gli effetti un fottutissimo cyborg. Fottutissimo nel senso buono, ovviamente, eh? Un mega pollice in super Leslie, ci sta tutto! Leslie si è poi allenato a muovere le sue nuove braccia con la sola forza mentale. Numero 7. Occhio cibernetico. Nel 2009 un canadese di nome Rob Spence, che poveringio è costretto a vivere senza un occhio, ha deciso di sviluppare un occhio bionico per sostituire il bulbo oculare perso da bambino. Lo ha chiamato Eyeborg. In pratica, questo coso che pare essere venuto dal futuro utilizza una minuscola videocamera digitale inserita dentro ad una protesi oculare. Può registrare e trasmettere in wireless le cose che riprende in diretta. Rob poi ha creato anche una variante che comprende un LED rosso in onore del film Terminator. Poca bestia, potrebbe lavorare come investigatore privato e nessuno se ne accorgerebbe. Numero 8. Star Cyborg. Victoria Modesta è una donna inglese nata in Lettonia che attualmente fa la modella e la cantante. Nacque con una malattia alla gamba e per colpa dei medici, che non la curarono come si deve, senti che tosse, finì poi con il doversela amputare dal ginocchio in giù. Essendo però una bellissima donna, ma senza una gamba, diventò ben presto un simbolo per le ragazze di tutto il mondo. Il suo messaggio era, ed è tuttora, il medesimo. Non esiste la vera bellezza. Anche senza una gamba, potreste essere delle donne sexy. Diventò famosa grazie ad un videoclip di una sua canzone, dove indossava diverse protesi alla gamba, molte delle quali in chiave futurista. Io la adoro, basta, seguite il suo esempio e non arrendetevi mai nella vita, amici e amiche mie, mai! Numero 9. Metal Gear. Quando un giovane videogiocatore di nome James Young perse il braccio sinistro in un incidente ferroviario a Londra, la nota casa videoludica Konami decise di collaborare con un team di ingegneri e di medici specializzati in protesi. La sfida era quella di portare nella realtà il celebre braccio protesico di Snake, il protagonista del gioco di Metal Gear Solid 5. E porca miseria, ci riuscirono alla grande! James Young oggi può vantarsi di avere un braccio identico a Snake. Il braccio progettato e installato da Bionics vanta infatti una torcia, una porta USB incorporata nel polso per la ricarica di uno smartphone, diversi LED e addirittura un drone perfettamente funzionante e collegato ad esso. Numero 10. Cane meccanico. Nakio aveva solo 5 settimane quando è stato abbandonato in una pozzanghera gelida nel cuore dell'inverno del Nebraska. A malapena sopravvissuto, il cucciolo è stato ritrovato da alcuni volontari di un centro di soccorso animali. Aveva tutte e quattro le zampe congelate e il veterinario dovette amputargliele. Il poveringio poteva camminare solo sui suoi quattro moncherini e alle volte, non facendocela, strisciava praticamente per terra. Ma un bel giorno la veterinaria Christy Tomlinson lo ha visto per la prima volta e ha deciso di salvarlo e di regalargli una nuova vita. Oggi questo cagnolino è un mezzo cyborg e ha tutti e quattro le zampe robotiche. Questa incredibile storia ci insegna che la vita continua, che non bisogna mai arrendersi e che forse qualche persona buona che vuole aiutare chi è in difficoltà esiste al mondo. Ah, ma allora non ci sono solo pezzi di merda ed egoisti su questo pianeta. Vi consiglio di seguire la pagina di Nakio su Instagram. Vi lascio il link in descrizione. A proposito,
Ma mi seguite su Instagram oppure no? L'ultima domanda che vi faccio è: siete favorevoli ad un mondo popolato dai robot? Rispondete a questa e a tutte le altre domande che vi ho fatto nel corso di questo video in un commento. E lasciate anche un bel like se volete una seconda top, questa volta però incentrata appunto sui robot.